Julian, sistemi la tua camera per favore. Julian! Oh mamma, sì, calmati. Sì, oh, sto giocando col computer. Lasciami un attimo in pace. E inoltre, non è così male la mia camera. Insomma, solamente carte della pizza. Le puttane di settimana scorsa. Insomma, sistema! Vado al telefono. Claudia Fogel, pronto? Sì? Un momento, Julius. Sì, ti parlo, passo subito. Oh, sto giocando. Chi vuole risturbare? Sì, Julian. Oh, Julius, ciao. Sì, certo che puoi venire a trovarmi quando vuoi. Sì, poi facciamo una festa. Certo, non hai bisogno di portare il computer, non altro. Julian, ma niente impegno, ok? Prima pulire la camera, ok? Sì, mamma, ok, ho capito. Ma Julia si vede comunque. Sì, mamma, lo so che vuol dire. Quando dice sì, mamma, vuol dire che non ha sistema. Ah, che nervoso. Oh, finalmente. Oh, allora, dove era rimasto? Oh, sì, la camera. Oh, aspetta, no. Mamma, ha suonato? Sì. Ciao, Julius, cosa ci fai qui? Signora Fogel, Julian mi ha invitato a venire, giochiamo un po'. Ah, non eravamo d'accordo così. Prima pulire la camera e poi vedere con gli amici. Vabbè, tu ora sei già qui. Ora lo dirò io, magari sistemiamo insieme. Non posso. Oh, Giulia, le cose sono ancora qui, è da settimana scorsa. Boh, c'è dentro ancora della pizza. Oh, ciao, Julius. Oh, non guardare, puoi anche camminarci sopra. Ho già preparato tutto, dobbiamo solo prendere il computer e poi si inizia. Ora guardiamo quanto Julian ha sistemato. Se non ha ancora sistemato, mi arrabbio. Julian, le cose sono ancora qui per terra: i cartoni della pizza, le bottiglie sono ancora tutti qui. Guarda tutto il pavimento sporco. È un topo quello. Julian, c'è un topo in camera tua. Là, vicino al cartone delle pizze. Oh, sì, mamma, calma. È Jerry. Oh, il mio animaletto. Cosa? Il tuo animaletto, Julian? Questo topo non deve essere nella tua camera dei bambini. Sai da dove arrivi? Perché tu la pulisci. Immagini i tuoi resti di pizza. Ah, Julian, che bella questa modalità. Sì, giochiamo. Oh, guardare così. Non mi ascoltate nemmeno, Jerry. Hai sentito? Te ne vai da qui. Non resterai qui nella camera di Julian. Oh, aiuto. Allora, questo davvero avrà delle conseguenze. Guardo su internet, non si giocherà mai più. Basta. Oh no, mamma ha tolto internet. Oh no, oh no, mamma. Oh, fermare. Ora qualcuno magari mi ascolta. Ora che non c'è più internet, non mi possono ascoltare. Julian, pulisci la camera. Oh sì, mamma, sai quanto è vergognoso ora che c'è Julius. Grazie, mamma, grazie per esserti comportata così. Oh, sei così cattiva ogni tanto. Che imbarazzo, cosa dovrebbe pensare ora? Ora devo davvero pulire la mia camera. Oh sì, mi viene un'idea, ma certo. Oh, bella la canzone, non l'avevo mai sentita. Wow! Ciao, ma cosa fai là? Hai magari tempo per me? Ciao, Julian, sto guardando la tele. Vuoi guardare la tele con me, o giocare con me, o fare qualcosa? Dai, conosci questa canzone? È bellissima! Oh, sì, molto molto bella. Ma un'altra cosa, hai magari voglia di guadagnare qualche soldino? Guadagnare soldi? Non lo so, in realtà posso avere tutto quello che voglio perché la mamma e papà me lo comprano sempre, però è bello anche avere i soldi. Cosa devo fare? Ti do 2 euro se pulisci la mia camera, sei bravissima, no? Sei un talento. Oh, 2 euro per pulire la camera? Sì, certo, lo faccio. Io le ho dato le buone notizie, l'internet sta per tornare e Emma si occupa della camera. Bene, allora possiamo continuare a giocare. Oh, ma chi sei tu? Io sono Emma, abiti anche tu qui. Ehi, c'è un topo in camera tua, Julian. Ah, mi ha morsicato. Oh, wow. E adesso scappa. Cattivo, cattivo. Oh, sangue, non fa male. Cattivo. Vado dalla mamma. Mamma. Ehi, Emma, ferma, ferma, ferma. Se no rimani qui, allora non ti dai 2 euro. Oh, per favore, rimani qui, ti prego. Pulisci la camera. Oh, mamma, guarda, sangue, non sono ferita. Ma cosa hai fatto? Hai provato a tagliarti con le forbici? Oh, no, non è grave, non ti preoccupare. Lo sistemeremo con un po' di acqua e un cerotto, non fa male. Visto, è tornato tutto a posto, non hai bisogno neanche del cerotto. Ma mamma, cosa è successo? Sono stata morsa dal topo. Volevo carezzarlo, ma mi ha morsicato mentre pulivo la camera di Julian. Perché mi dà 2 euro? Ah,
Aspetta un attimo qui, devo andare un attimo da Julian. Julian? Oh, devo parlare con te. Oh, e cosa potrà comprarmi con i 2 euro? Magari una borsa rossa di dolci. Oh, posso chiarire tua mamma? Julian, non è possibile davvero. Guarda, la tua camera è più sporca come prima e poi vuoi fare il lavoro sporco a tua sorella per 2 euro e poi la fai morsicare anche dal topo? Oh, penso che sia meglio se io vado. Ciao, Julian. Oh, mamma, calma. Volevo solo aiutare qualcuno. Ma magari ha bisogno dei soldi. Julian, basta, ok? Tu tesoro sei vietato ad uscire, ok? E non ti do neanche la mancia finché tu non hai sistemato tutto. Guarda che schifo, è peggio di una discarica. Oh, questo giovanotto, accidenti, dovrebbe avere un fratello maggiore con cui orientarsi perché così non è possibile, fa quello che vuole. Oh, perché mamma fa sempre così? Sono solo qualche cartone della pizza delle ultime settimane. Oh, Jerry, è tutta colpa tua. Perché hai morsicato? Ma perché? No, non puliscono. So che lo farà qualcun altro. Emma, ti piace? Oh, chi c'è ora? Marty, magari? Ha dimenticato la chiave? Buongiorno, sono Ingrid. Sono qui per pulire. Dovrei pulire la camera di Julian Fogg. Una camera bimbi. Julian! Ora hai davvero esagerato, ma stai impazzendo? Allora incomincio a pulire qui. Oh, ma c'è sporco proprio, eh?